Di fronte alla cattiveria e alla bruttura del nostro tempo, siamo tentati di abbandonare il nostro sogno di libertà. Così ci chiudiamo in noi stessi, nelle nostre fragili sicurezze umane, nel circolo delle persone amate, nella nostra routine rassicurante. Questo rimpiegamento su se stessi, segno di sconfitta, accresce il nostro timore verso gli altri, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri. E questo si nota particolarmente oggi di fronte all'arrivo dei migranti e rifugiati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, sicurezza e un futuro migliore. Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di persone così diverse da noi. Comprenderne i pensieri e le esperienze. E così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci. Siamo chiamati invece a superare la paura per aprirci all'incontro.